le scuole d'Italia è suonata veramente la campanella e TV 2000 dedica la sua prima serata a quel luogo che è così importante. È così importante perché è il centro della vita dei nostri figli, è stata anche il centro della nostra vita, la scuola. Allora, noi vogliamo raccontarvi questa sera l'istruzione scolastica dedicando la massima, totale, assoluta attenzione agli attori principali, gli insegnanti e gli alunni. Perché giù le mani dalla scuola? Perché a quanto pare c'è qualcuno che mette le mani sulla scuola e così non deve essere. In questo racconto io ho un eccellente compagno di banco, Enrico Selleri. Buonasera Paola, buonasera, grazie, buonasera anche a voi che ci seguite da casa. Beh, questa sera ovviamente, come dicevi tu, parleremo di scuola e lo faremo anche e soprattutto, oltre che con i nostri ospiti, con 13 maestri che sono venuti qui a trovarci, che sono i 13 maestri che il nostro regista Andrea Salvatore ha scelto per la sua docuserie, proprio dal titolo Maestri, che andrà in onda per 6 settimane a partire da venerdì 20 settembre, dopodomani, in seconda serata qui su TV 2000. Allora facciamone un grande applauso ai nostri maestri che sono qua con noi. E con loro c'è anche una rappresentante dei genitori, perché volevamo un po' chiudere tutto il cerchio riguardo la scuola. Allora, scuola, libro, libro, pagina, la pagina da non perdere, importante, importantissima. Il libro è L'ora di lezione, dello psicanalista Massimo Recalcati, una fotografia, un'istantanea dello stato di salute della scuola di oggi. E abbiamo bisogno di un amico, e l'amico ci ha detto sì, ci sono, Giulio Scarpati. Non respira, non conta più nulla, arranca, è povera, marginalizzata, i suoi edifici crollano, i suoi insegnanti sono umiliati, frustrati, scherniti, i suoi alunni non studiano, sono distratti o violenti, difesi dalle loro famiglie, capricciosi e scurrili, la sua nobile tradizione è decaduta senza scampo. È delusa, afflitta, depressa, non riconosciuta, colpevolizzata, ignorata, violentata dai nostri governanti che hanno cinicamente tagliato le sue risorse e non credono più nell'importanza della cultura e della formazione che essa deve difendere e trasmettere. È già morta? È ancora viva? Sopravvive? Serve ancora a qualcosa? Oppure è destinata a essere un residuo di un tempo oramai esaurito. È questo il ritratto smarrito della nostra scuola. Giulio Scarpati, ben arrivato, caro. Grazie Giulio. Allora avremo con Giulio Scarpati ancora momenti tanto importanti. Questa sera, anche perché lo voglio sottolineare, tra i tuoi tantissimi lavori, tu sei stato il maestro del libro cuore. E quindi ho una responsabilità. Hai una grande responsabilità. Ma con Giulio Scarpati ci vediamo più tardi, tra poco. Grazie di essere con noi. La fotografia che è uscita fuori da queste parole è una fotografia drammatica, una fotografia che ci deve far pensare. E se no noi non avremmo acceso così tanti riflettori sulla scuola. Perché? Perché l'abbiamo detto in apertura, è un luogo importantissimo ed è un luogo ancora più importante perché quel patto tra genitori e maestri è fondamentale, ma sembra essersi rotto, quantomeno slabbrato. Noi non abbiamo la formula risolutiva per tutto, però vi garantiamo questa sera di dare voce a chi ci può veramente aiutare a capire di più. Pierluigi Bartolomei, preside della scuola professionale, scusatemi, ELIS di Roma, ELIS Educazione, Lavoro, Istruzione e Sport, e papà di 5 figli. Esatto. Quindi hai voglia di andare dai professori e dai maestri a parlare. E poi psicologa, psicoterapeuta, amica di tutti, Maria Rita Parsi. Perché okay, vabbè, ma questo è l'autunno che ci porta i mali di stagione. Ingegnere aeronautico, fondatore, ma quando era a scuola, attenzione, l'ha pensata da ragazzo sui banchi, del portale scuola.net, Daniele Grassucci, grazie. E
Non potevamo non averlo con noi. Io ho detto prima, il compagno di banco che tutti abbiamo sempre sognato. Ferruccio De Bortoli. Grazie. Grazie. Già direttore del Corriere della Sera, adesso Le 24 Ore, editorialista. Insomma, quando Ferruccio De Bortoli scrive e parla, noi siamo lì ad ascoltarlo. Grazie di aver accolto questo nostro invito. Maria Rita Parsi, professoressa. Si è rotta con la tosse. Professoressa, con la tosse noi accettiamo tutto, anche con la tosse. Io per solidarietà mi sono raffreddata. Si è rotta questa tela che ha tenuto per tanti anni insieme genitori e maestri? Ma io direi che si è rotta anche perché tra le due agenzie educative, che sono famiglie e scuola fondamentali, non solo non c'è alleanza, ma c'è il virtuale di mezzo. Quindi se noi non teniamo conto che il mondo è profondamente cambiato, che il modo di comunicare, anzitutto un piccolo ricordo relativo alla comunicazione, ogni disturbo psicologico, individuale e sociale è un disturbo della comunicazione. Se cambia la comunicazione, famiglia-scuola, cambia tutto. E la comunicazione famiglia-scuola, le prime due agenzie che si fanno la lotta, invece di essere autorità autorevoli, che insieme, formandosi, sostenendo, educano, vuol dire che i giovani fanno un po' come quando ci si separa in famiglia, quando uno aliena l'altro, quando è violenza assistita, è non avere punti di riferimento, non avere guide. Attenzione, io non voglio dire che la scuola italiana sia in queste condizioni, no, perché sarebbe negare il lavoro, perché ci sono delle straordinario, realtà straordinarie. Certo. Lo dico perché le conosco, però quello che bisogna fare è dare nuovi strumenti, perché sono nuove le situazioni, e dire ai genitori che la formazione non può essere solo degli insegnanti, ma deve essere anche di loro. E dire agli insegnanti che oggi la cultura, alla maniera greca, la cultura è per sempre, la cultura è tutto e bisogna formarsi, anche se gli stipendi sono quel che sono. Allora, Maria Rita Parsi ha toccato tutti gli argomenti. Direttore, intanto, prima di tutto, una memoria personale. Il tuo maestro o maestra del cuore, tu l'hai avuto? I tuoi genitori andavano a parlare. Io immagino che trovassero davanti così una pagella perfetta, non so perché, ma la fotografia che mi sono fatta di Ferruccio De Bortoli è questa e credo di non sbagliare. No, ma io l'ho scritto nel libro che ho appena pubblicato per Garzanti, esatto, che ha come titolo Ci salveremo. E ci salveremo se rimetteremo al centro della nostra società la scuola, la formazione, la cultura, perché pensate, un paese non ha un futuro se, come sta succedendo in questi anni, spende più per finanziare il proprio passato, cioè il debito pubblico, molto di più di quanto non investa nella cultura, nella formazione, nella scuola e nell'università. Io ho un ricordo straordinario di un maestro che era un'autentica autorità, burbero, ma noi non ce lo siamo mai dimenticati, perché ci ha fatto diventare cittadini. Si chiamava Lorenzo Spoladore, alla scuola all'epoca si chiamava elementare, insomma adesso è primaria. Però sono anni straordinari, formativi, il maestro era tutto, riempiva le nostre giornate, e in quella società, io ricordo i miei genitori, io vengo da una famiglia povera, avevano un grandissimo rispetto della figura del maestro, perché stava al centro della società, cioè l'insegnante era al centro della società. Sì. Oggi purtroppo non hanno gli insegnanti quella riconoscibilità sociale che avevano negli anni 50, nel mio caso. Sono sottopagati, tra l'altro in questo anno scolastico che si è appena aperto sono anche pochi, perché certo, c'è bisogno di avere molti più insegnanti, certo. Ci sono cattedre vuote, però l'importante è che recuperiamo questa centralità. Allora, io nel libro scrivo una cosa che vi dico in maniera molto sintetica, insomma, mi raccontava un mio compagno di banco che fa il ginecologo, un famoso ginecologo, si chiama Semprini, che insomma, quando chiedeva e chiede alle sue pazienti ma che mestiere fa, allora rispondono sempre insegnanti, e lui ribatte, beh, insomma, maestre sì, no, insegnanti. Beh, insomma, dice, guardate la cosa curiosa, se dicono a me che faccio il ginecologo, lei è un maestro, io mi schermisco.
troppo. Allora recuperiamo la profondità, la centralità, la bellezza del maestro insegnante, che è una guida e una guida che rimane per tutta la vita. Per tutta la vita. Per tutta la vita. Grassucci, il signor maestro, la signora maestra, o il professore, la professoressa, insomma, oggi il signore forse non lo diciamo più, ma resta quel ruolo centrale. E invece vediamo insegnanti minacciati, picchiati per aver messo un brutto voto, una nota al figlio. E questa alleanza, a parte i danni che si fanno ai figli in questo modo, ma questa alleanza di cosa ha bisogno per essere, per riconnettersi, per essere nuovamente collegata? Io penso innanzitutto sia un problema del sistema paese, perché gli insegnanti non sono gli unici pubblici ufficiali che in qualche modo non vengono riconosciuti dai cittadini, dagli utenti. Pensiamo alle forze di polizia, dovrebbero garantire la nostra sicurezza, eppure ci sono cittadini che magari si permettono in qualche modo di non riconoscere questo tipo di lavoro. Quindi innanzitutto io ritengo che questo fenomeno si inserisca all'interno di un fenomeno più ampio, di un paese che ha perso i riferimenti in termini più generali. Poi per quanto riguarda la scuola, secondo me noi dobbiamo avere anche il coraggio di dire le cose come stanno, ovvero ci sono degli insegnanti che sono dei veri e propri eroi civili, come ha anche detto il ministro Fioramonti, cioè delle persone che nonostante il livello stipendiale basso, nonostante l'assenza di meritocrazia, portano avanti, come dire, un lavoro di qualità elevatissima. Sì. E riconoscono che non è un semplice lavoro in cui si aspetta la fine del mese per essere pagati, ma è una missione. Cioè ma a maggior ragione devi essere rispettato. Assolutamente, cioè devi essere rispettato. Però io ritengo, e questo ce lo dicono anche i ragazzi, ma l'ho visto anch'io andando nelle scuole, che la qualità media del corpo docente si sia un po' abbassata, perché il sistema ha permesso l'ingresso in classe di soggetti che alle volte non sono stati vincitori di un concorso e addirittura di soggetti non abilitati. Allora, perfetto, sono tutti argomenti che ritrattiamo, però io voglio tenervi su questa prima parte, su questo primo argomento, e vado da Pierluigi Bartolomei, comunque grazie a Grassucci, preside di una scuola professionale che in sostanza prende i ragazzi che altre scuole non hanno voluto e li trasforma in uomini e donne che sanno lavorare, sanno entrare all'interno della società. È difficile gestire il rapporto con i genitori, perché se il rapporto con i genitori si rompe, ribadiamo, il ragazzo rimane in mezzo e i danni li paga lui. A me sembra giusto innanzitutto ricordare che questi casi di violenza non è che siano numericamente così elevati, no? Ci stanno e quindi c'è una situazione piuttosto conflittuale, ma il dato secondo me che è più preoccupante è questa latitanza, cioè l'assenza dei genitori che vanno ai colloqui, l'assenza che i genitori che vanno a ritirare la pagella. Per esempio da me l'11% delle pagelle non viene ritirato, cioè si somma lì con le altre carte in segreteria. Questo fa capire che c'è un problema più grande, non è tanto quello del genitore violento che arriva e prende a parolacce il docente, ma che evidentemente la famiglia vive una situazione talmente complessa e pesante per cui la scuola non rientra più nelle sue attenzioni da un punto di vista gerarchico, come valore è finito al terz'ultimo posto, quart'ultimo posto, e quindi non sente la necessità, allora, di andare ad interessarsi del figlio. Benissimo, anzi malissimo. Il comune denominatore unico, grande, immenso è la scuola, Enrico, perché lì nasce il meglio, no? Certo. Che poi forma un paese che funziona. Vediamo cosa ne pensano i nostri 13 maestri. Cominciamo questo speciale Giro d'Italia. Partiamo da Milano, dalla scuola Marie Curie, dalla maestra Alberta Carra, che ringraziamo per essere qui insieme a tutte le altre. Ecco il microfono. Lei che rapporto ha con i genitori? Qui si parla di conflitti, succede così anche nella sua scuola. Le pagelle rimangono a scuola per mesi? Allora, la questione è molto ampia e soprattutto la diversità, secondo me c'è una diversità fra la scuola primaria e eventualmente una secondaria o una superiore. Ovvio che i piccoli vengono un pochino più accuditi, badati, insomma si seguono maggiormente, c'è un po' più ansia, più preoccupazione anche nei confronti del bambino. Quindi diciamo che è vero, come ha detto il preside, che si vedono
si emergono tante situazioni, appaiono a livello proprio anche di media questi eventi un po' estremi. In realtà c'è ancora una buona fetta di popolazione che alla scuola tiene, che magari è molto presa, è molto oberata, è molto carica di responsabilità, pensieri, preoccupazioni, che a volte davvero non arriva in tempo, che però ci tiene, insomma. Ecco, questa è l'esperienza di 40 anni di insegnamento e soprattutto dell'ultimo periodo della, in cui, insomma, in cui ancora sto esercitando. Da Milano a Matera, capitale europea della cultura, Tina Festa ha insegnato fino all'anno scorso alla scuola Minozzi, quest'anno alla scuola Pascoli, se non sbaglio. La situazione è diversa, cambiano le regioni, i curricula scolastici sono gli stessi, ma cambiano i metodi. I genitori sono sempre gli stessi. Io credo che siamo, come si diceva prima, in un periodo di grande complessità, per cui noi genitori molto spesso facciamo anche fatica a capire qual è il vissuto dei bambini. E, il mio essere maestra e mamma a casa mi aiuta molto a comprendere quello che invece mio figlio può vivere in un ambiente come la scuola, che non conoscerei altrimenti se non per il fatto che io entro in classe. Insegnante, mamma, un valore aggiunto, i genitori. Abbiamo anche un rappresentante dei genitori, Bianca Maria Togni, che arriva da Roma. Che rapporto ha con gli insegnanti a questo punto? È alleato dei figli o è alleato degli insegnanti? Buonasera. Buonasera. Spero di essere alleata di entrambi. Abbiamo parlato di un patto educativo che dovrebbe tenere insieme scuola e famiglie. Diciamo che nella nostra scuola il tentativo è proprio quello di farlo funzionare, di creare delle situazioni in cui i genitori siano collaboranti con la scuola e non contrapposti alle scelte. Ma ci sono difficoltà, strategie. Quello voglio dire. Ci sono difficoltà, certo, ci sono difficoltà, sono fondamentalmente credo culturali, cioè per i genitori è difficile capire, forse anche perché non è ben spiegato, qual è il limite entro il quale il genitore può intervenire sulla scuola. E allora spesso troviamo genitori che ritengono di intervenire, non so, sulla scelta del maestro, dove non dovrebbero sulla intervenire. Scelta del testo, sulla didattica, e questo crea chiaramente una serie di squilibri. Grazie, Paola. Può creare squilibri importanti, Margherita Parsi? Certo che può creare. Allora io vorrei partire da, rapidissimamente. Abbiamo 41.000 strutture scolastiche. In queste strutture scolastiche si fa didattica la mattina e il pomeriggio potrebbero essere animate con tutta quella formazione e con l'opera dei mediatori tra insegnanti e genitori, perché il nodo fondamentale, oltre che i programmi didattici, eccetera, è la mediazione tra famiglia e scuola. Se tu all'interno della scuola, di ogni scuola, non metti un'equipe medico, psico, socio-pedagogica con degli operatori presi dal territorio, appartenenti ad associazioni, a realtà, a strutture che fanno cultura, che fanno spiritualità, e non li metti nella scuola organizzandoli per fare in modo che ci sia formazione e informazione per i genitori, per gli insegnanti, mediazione sui problemi dei ragazzi, confronto, dialogo, tu non crei quel tessuto. Tu hai iniziato la trasmissione dicendo, Margherita, come si è rotto il tessuto? Si è rotto perché non c'è dialogo, perché la gente, attenzione, scusate, sarò molto provocatoria, c'è voluta la mostra di Venezia per scoprire gli hikikomori. Bene, gli hikikomori, la generazione H, è la generazione dei ritirati. Che cos'è la generazione H? H significa hikikomori, ritirati, termine giapponese. Sai che vuol dire? Che stanno a casa, dormono di giorno, chattano di notte, non vanno a scuola. La dispersione scolastica non è soltanto povertà, miseria. No, è addirittura virtuale. Nessuno parla dell'educazione al virtuale. Allora vogliamo parlare della scuola? Parliamo della scuola oggi, dove educazione civica, educazione sessuale, educazione al virtuale devono essere fondamentali, dove l'accordo mediato tra genitori e insegnanti e autorità autorevoli deve essere specifico, deve essere applicato, deve essere finanziato. Allora, deve essere finanziato. Noi abbiamo oggi, questa sera, tutte persone che chiamate, sai, facciamo questa grande prima serata sulla scuola. Hanno detto sì, ci sono, vengo. Che soddisfazione. Michela Murgia. Scrittrice, ragazza coraggiosa. Grazie per il ragazza. Insegnante. Abbiamo fatto 18 anni? Sì. La risposta è sì, siamo ragazze, quindi questo è. Allora, prima di coinvolgere, perché Michela Murgia è insomma,
un compasso 360 gradi, abbiamo delle fotografie, perché non abbiamo resistito alla tentazione di vederti a scuola, di vederti bambina e di chiedere... Allora, però vi premetto, ha già una coppa in mano, ha già vinto qualcosa, e allora però si capiva fin da piccola, insomma, che fosse così. Quel momento, quel ricordo, nella tua Sardegna, quanto ti ha formato la scuola? Che valore ti ha regalato? Enormemente, perché... Io ho fatto una scuola vecchio modello, perché per quanto sia ragazza ho 47 anni, quindi c'era ancora la maestra unica, il maestro unico, e non penso fosse un modello migliore, tutt'altro, ma io in quel modello che era molto limitato ho avuto fortuna, ho trovato una donna eclettica come maestra che sapeva valorizzare molte delle nostre capacità e intuire quelle che ancora non erano visibili. Come si chiamava? Si chiamava Lucia Musiu. Non si dimentica mai? Mai, assolutamente. Quella maestra il sabato non faceva la lezione regolare, ma insegnava qualcosa di differente. A noi bambine insegnava a fare l'uncinetto. Quella che secondo lei era l'educazione domestica. Sì. Naturalmente tutto era conformato ai modelli di genere della sua generazione. Certo. La mia maestra aveva 70 anni, si vede anche in quella foto, non era giovanissima, quindi stiamo parlando comunque di un'altra visione di mondo. E ai maschi veniva insegnato a fare l'orto, quindi avevamo delle melanzane, avevamo dei peperoni, avevamo dei fiori, quindi trapianti, potature, cose di questo tipo. Ai bambini delle elementari lei scendeva giù e gliele insegnava. Si insegnava quello che poi nella vita avresti avuto sotto mano, e oltre all'uncinetto, nel quale sono sicura che tu eccellerai, ma non sto qui a chiederti di centrini realizzati da te. Parlo alla scrittrice, parlo ad una bambina che immagino affamata di libri e di lettura, e l'abbiamo visto poi il risultato. Ecco, la scuola ti ha formato anche da questo punto di vista? Avere un bravo maestro significa anche questo? La scuola è stata indispensabile, ma non per quello per cui normalmente si ritiene serva o debba servire. Non è tanto quello che impari in termini di nozioni, di conoscenze, ma quello che apprendi in termini di metodo di relazione. Non è il perché, non è il cosa, ma è proprio il per chi e il con chi che impari a scuola. È un luogo di socializzazione primaria, perché poi c'è la famiglia certamente, però la famiglia come dire, ha i suoi pro e i suoi contro. Il momento della maturità è quando tu riesci a vedere oltre i confini di relazione del certo. tuo sangue, del tuo, insomma, del tuo nucleo familiare. La scuola è il luogo in cui impari il senso della misura, in cui ti rendi conto che le differenze possono convivere, anzi sono una ricchezza, in cui impari a gestire la frustrazione, perché c'è l'altro che non la pensa come te, perché e sei fuori da un rapporto di autorità. In casa, se tu non la pensi come babbo o come mamma, mamma e babbo hanno il potere di importi quello che vogliono, quindi in qualche modo tu devi subire, ma non ti assumi mai nemmeno la responsabilità è di vero. Difendere quello che vuoi, è perché vero. Dici loro sono mamma e babbo, il ruolo è così schiacciante. Quando invece sei in una classe di pari, quello che accade è che una buona maestra, e noi l'abbiamo avuta, ti insegna a confrontare posizioni paritarie e a trovare argomenti per vincere o per perdere o per negoziare la posizione fuori dai meccanismi che della gerarchia. Che significa poi rispetto, no, poi sintetizzando tutto, significa rispettare. Non sono d'accordo con te, ma ti rispetto e quindi è un apriamo. Laboratorio di cittadinanza. Allora, scuola. Questo laboratorio di cittadinanza, ci vuole la Murgia per dire una cosa del genere, giustamente, e io copio, viecamente copio stasera, ti ha portato anche nel tempo a vedere il tutto esattamente nella posizione in cui ti trovi ora, dalla cattedra, perché tu hai insegnato. Ho insegnato per 6 anni, pochi per certi versi, troppi per altri, perché qualunque insegnante ti direbbe lo stesso, è meraviglioso il rapporto con i ragazzi, è estremamente faticosa la burocratizzazione imposta agli insegnanti. In modo particolare io insegnavo religione, quindi una materia che si fa una sola volta alla settimana e per raggiungere molte classi, quindi avevo anche 500-600 ragazzi nell'arco di una settimana e tutti producono documentazione, quindi io passavo molto più tempo a produrre carta che non a diciamo, gestire crescite o a stimolare scoperte. Ed è quello che non dovrebbe accadere, cioè la burocrazia dovrebbe essere, dovreste lavorare gli insegnanti, voi insegnanti, quindi qui mi rifaccio a te come professoressa, in una zona franca, in una zona dove forse la burocrazia non venga a
disturbarvi. E la burocrazia in questi anni è diventata l'unica protezione che gli insegnanti talvolta hanno contro, per esempio, le famiglie. Cioè, come difendi una decisione che prendi? Vedi, come vista dall'altra parte. Se tu decidi di lasciare un debito o una bocciatura o rimandare qualcuno, come si diceva quando insegnavo io, allora lo potevi fare perché la tua autorevolezza non era in discussione. Se la professoressa dice che tu non sei preparato, non sei preparato e basta, non si discute. Oggi se tu dici questo ragazzo ha un debito, devi dimostrare carte alla mano che il suo percorso effettivamente conduce a quella decisione, altrimenti fanno un ricorso contro di te, la scuola ne riporta uno svantaggio perché le premialità delle scuole, tu lo sai, passano il numero dei promossi, cioè sei entrato dentro un mercato dove il risultato dei ragazzi diventa anche il risultato della scuola, e a nessuna scuola conviene indicare i deficit se sono anche i suoi poi quei deficit. Quindi produrre scartoffie in qualche modo ti ripara dal modo in cui i genitori cercheranno di scaricare su di te la responsabilità del percorso. E io che credevo che invece la burocrazia fosse in questo caso un danno. Bene, Michela Murgia ha detto, sono presente a giù le mani dalla scuola, l'ha detto e noi la teniamo con noi, insomma, l'ora è ancora lunga, l'ora di lezione. L'istruzione dei ragazzi è interesse primario della Repubblica, 11 settembre, queste sono le parole del Presidente Mattarella alla cerimonia per i 50 anni dell'Associazione Italiana Editori. Ma la scuola è davvero una priorità per lo Stato? Noi lo chiediamo anche al nuovo governo Conte, che ce lo dirà, il nostro Premier tra poco, dopo ci fermiamo soltanto per un attimo. Bisogna che sia al primo posto la scuola, se tu dovessi mandare un telegramma di una riga? Senza il minimo dubbio, per lo Stato è una priorità perché giustamente è nella Costituzione. Per i governi è un po' meno prioritario, perché i governi non hanno il lancio lungo della Costituzione, non pensano in termini di generazioni, pensano in termini di elezioni, quindi pochi anni, non è, e la scuola non è un luogo di consenso, anzi, paradossalmente, è proprio il luogo in cui la cittadinanza cresce dando alle persone gli strumenti per organizzare il dissenso. Mi sento veramente interrogata. La professoressa Murgia rimane con noi. Giù le mani dalla scuola. Vediamo tra un attimo TV 2000. Giuro. Giù le mani dalla scuola nella nostra e vostra TV 2000, in questa prima serata che noi dedichiamo a quel nucleo centrale della nostra vita che è la scuola. Con noi, ripeto e do il benvenuto ai nostri ospiti ancora una volta, Pierluigi Bartolomei, preside della scuola professionale Elis di Roma e papà di 5 figli, la professoressa Maria Rita Parsi, grazie di essere con noi, psicologa, psicoterapeuta, Daniele Grassucci, fondatore del portale scuola.net, Michela Murgia, grazie che ci ha raggiunto qui in studio, e Ferruccio De Bortoli, direttore collegato con noi da Milano. Grazie, arriviamo tra un attimo con il nostro Enrico Selleri, tantissimi maestri che con loro, per loro ci vuole un super applauso, che riempiono il nostro studio qui a Roma, i nostri studi di TV 2000. Allora, il Premier Giuseppe Conte, discorso del 9 settembre scorso alla Camera, attenzione, si parla di scuola, ascoltiamo. Occorre intervenire per migliorare la didattica, per contrastare la dispersione scolastica, concentrando i nostri sforzi sulla professionalità dei docenti, ai quali occorre garantire la giusta valorizzazione, anche economica, in linea con quanto accade in altri paesi europei. Occorre anche in questo contesto contrastare il precariato, attraverso lo strumento di concorsi ordinari e straordinari che riconoscano il valore dell'esperienza e nello stesso tempo valorizzino il merito, i meriti di chi con passione, con vocazione, vuole dedicarsi a far crescere le prossime generazioni. Inoltre, per assicurare l'effettività del diritto allo studio, valuteremo misure a sostegno delle famiglie meno abbienti,
soprattutto nell'ottica di un innalzamento dell'obbligo scolastico. Allora, occorrono soldi, occorre maggiore cura e maggiore impegno economico nei confronti della scuola. Direttore De Bortoli, questi discorsi, attenzione, non è un giudizio di merito, sia chiaro, ma è semplicemente memoria storica, li abbiamo sentiti molte volte e si richiede giustamente ad ogni governo di mantenere la promessa fatta. Sono buone intenzioni, quello che ha detto Conte al Senato e alla Camera sono tutti passaggi che condividiamo in larga misura. Si tratta di capire dove sono le risorse, come verranno reperite e soprattutto quale sarà l'efficienza della spesa e se queste risorse saranno anche indirizzate a valorizzare il merito, perché poi la qualità dell'insegnamento dipende dall'attenzione che si ha nella selezione del corpo insegnante e nell'avere una grande attenzione per il merito. A me dispiace che Conte nel suo discorso non abbia citato quello che secondo me è uno dei più grandi scandali del nostro paese ed una vera vergogna nazionale, cioè il fatto che ci siano ragazzi e ragazze tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. Sono più di 2 milioni. Noi abbiamo il record in Europa di ragazzi che non studiano e non lavorano. Tanto per dire, la Grecia sta meno peggio di noi. Meno peggio di noi. Generalmente ci toglie l'ultimo posto. Allora, io penso che se noi riportassimo il tema della formazione, della scuola, al centro del dibattito pubblico, io penso che ci dovrebbe essere un moto di responsabilità, non solo da parte del governo, non solo da parte del governo, certo, ma da parte anche della classe dirigente. Io sarei sarei favorevole ovviamente anche a introdurre delle forme di tassazione di scopo. Sì. Se quei soldi vanno per strappare da una sorta di discarica dei talenti quei 2 milioni di ragazzi, che cittadini saranno? Questa è la domanda vera. Allora, questo ci porta a dire, se ci mettiamo d'impegno ce la faremo, e qui ci voleva veramente, direttore. Michela Murgia, si è parlato di stipendi bassissimi, si è parlato comunque di... Ribadiamo, non curarla e metterci le mani sopra per farle del male significa auto-uccidersi, significa farsi del male, significa lesione per la società tutta. La questione degli stipendi è centrale e mi pare che ci si giri sempre troppo intorno. Cioè, uno Stato che vuole bravi insegnanti deve pagare alti stipendi, perché le persone che hanno una speranza di affermazione sociale, perché partono più preparate, perché partono con più capacità personali o con più strumenti di formazione anche familiari, non soltanto di sistema, sognano posti remunerativi, per cui vanno a cercarli. Se la scuola non rientra tra lo spettro di scelte interessanti economicamente, le persone migliori sceglieranno altri mestieri. Quando dico persone migliori mi riferisco alle formazioni, alle capacità di innovazione, mi riferisco che non tutto è missione, ma perché il lavoro a scuola deve essere una missione? Certo che i ragazzi ti devono piacere, ma questa retorica della missione ha fatto sì che per un sacco di tempo, con la scusa che lo fai perché ti piace, ti paghiamo meno di tutti gli altri. Allora, forte e chiara. Bertolini, per esempio anche il lavoro dei presidi, ma insomma chi fa scuola giustamente è una missione, ah, e siccome una missione, bravo, doppiamente bravo perché sei pagato di meno. E attenzione, nel pagare intendiamo dire la professionalità deve essere riconosciuta. Ma secondo me ci vorrebbero 2 giorni per parlare di questa roba qui, perché effettivamente... Cominciamo però, da 2 minuti. Secondo me noi spostiamo l'attenzione, o comunque non parliamo della scuola a 360 gradi, se affrontiamo sempre il problema del finanziamento e comunque dello stipendio, che per carità è doveroso. Secondo me invece è un problema di orientamento, cioè molte persone, c'è una popolazione di docenti che capita nella scuola e nemmeno lei sa come mai ci è capitata. Io credo che c'è un problema di rotazione. Quelle stanno dando ragione. Si chiama job rotation, o comunque sì. Ci dovrebbe essere l'opportunità
di cercare veramente di mettere a bordo docenti che hanno quel fuoco dentro, che hanno una passione incredibile e che sanno essere delle guide, quelli che innescano un rapporto quasi erotico con l'alunno, per cui l'alunno debba desiderare di stare in classe, di ascoltare quel professore. A quel punto io quella gente la pago e la pago bene, ma io mi rifiuto di pagare, vedo io almeno nel mio ecosistema scolastico, ci ho presente alcune persone, ci ho presente alcune eccellenze che francamente gli darei tre volte lo stipendio che guadagnano, ma alcuni li caccerei a calci nel sedere. Glielo dico questo con molta sincerità. Questo è parlare chiaro, insomma. Allora, secondo me, adesso non so se è una proposta, però uno entra nella pubblica amministrazione, sta 2 anni a scuola, sta 2 anni in ospedale, sta 2 anni al Ministero del Tesoro, dove sia. Dopo 2 anni c'è un giudizio di come è stato, di come ha trascorso quei 2 anni e ruota nelle varie altre sezioni. Allora, gli esami non finiscono mai. Fino ad arrivare a un mestiere che è il tuo mestiere. Il tuo mestiere, insomma, la super specializzazione, Grassucci, perché questi numeri, questa Grecia, questi altri, che ribadiamo, non stiamo calcolando, non ci stiamo mettendo sulla scia del ma siamo dietro a... No, dobbiamo essere noi bravi perché la nostra scuola è bellissima, la scuola italiana, dobbiamo riposizionarla. Come? Beh, è stato detto, il tema dei finanziamenti sicuramente è un tema che esiste ed è centrale, perché noi investiamo il 3,6% del nostro PIL nell'istruzione. Sì. E utilizzo il termine investimento perché non è un costo, si tratta di un qualcosa che noi spendiamo oggi per il nostro futuro. Queste certo. cose si chiamano investimenti. Però il problema è questo, noi nei primi anni 2000 investivamo il 6% del nostro PIL nella scuola e abbiamo progressivamente ridotto l'investimento perché appunto, come diceva anche De Bortoli prima, stiamo investendo sul passato, stiamo investendo sul debito, sulle pensioni, sulla sanità. Il 6% del nostro PIL se ne va in sanità. Però non possiamo pensare che sia solo un problema di denaro. Ad esempio, il problema dei NEET non è solo perché non abbiamo finanziato bene il nostro sistema scolastico, ma è anche un problema di orientamento. I nostri ragazzi non sono stati orientati a fare dei percorsi formativi che potessero avere poi degli sbocchi o delle opportunità lavorative. Ci sono istituti tecnici e professionali devastati, vuoti, magari dove invece i ragazzi potrebbero trovare delle opportunità. Allora, perché la scuola forma i cittadini di domani? Possono non diventare tutti dottori, ma tutti devono trovare il proprio posto. Allora, io il primo punto è: la scuola è centrale, la scuola è al centro, bene, si cominci a strutturarla, organizzarla, selezionare il personale dando strumenti e vedendo chi mettiamo, perché sono anni decisivi della vita dei ragazzi. E come? Uno non può mettere in mano a delle persone che per carità lo fanno, ma non sono in grado di dare questo orientamento, perché sono disagi gravi che vengono ulteriormente provocati. La scuola... E non si fa prevenzione. La scuola al centro, e lo ribadiamo, giù le mani dalla scuola. Quindi scuola al centro, Enrico. Andiamo a San Basilio, che è un quartiere ricco di sfide, diciamo così, qui a Roma. E ci sono due maestri della primaria, Mahatma Gandhi, che sono venuti qui con noi in studio. Anche loro, come tutti gli altri, ripetiamo, protagonisti della serie Maestri che andrà in onda da venerdì, dopodomani, in seconda serata su TV 2000. Lucia Rigante e il maestro Antonio Pitocco, grazie per essere qua. Antonio, tu sei in pensione dall'anno scorso, quindi 40 anni di scuola alle spalle, ne hai visti di proclami elettorali. Com'è cambiata la scuola in questo periodo, anche riferito a questi discorsi che stiamo ascoltando qui? Diciamo che la strada delle riforme, no? E della scuola è un po' come la strada dei cimiteri, no? Ricca di buone intenzioni, perché poi alla fine, diciamo, la scuola è cambiata non grazie a delle riforme, ma grazie, no, a dei pedagogisti militanti sul campo, no, sulla scuola, sull'unità scolastica, che hanno permesso, per esempio, non so, il tempo pieno, certo, la scuola dell'infanzia obbligatoria, l'abolizione delle classi differenziali, cioè sono successi enormi, e non per imprimatur statale, certo, ma grazie a queste persone, a questi maestri, le storie a queste quotidiane, maestre, certo, scusate, prima maestre, poi maestri, che hanno speso, no, la loro vita per questo. Qui torniamo al concetto di missione, però. Di missione, infatti io volevo non contestare, ma non sono assolutamente d'accordo di centrare tutto sullo stipendio.
Io non ho fatto, diciamo, l'insegnante per guadagnare tanto, no? Tant'è che nella mia breve, da giovane ho rinunciato a un posto, a un ministero, eccetera, eccetera, proprio per scegliere. Una vocazione addirittura, proprio più della missione. Per scegliere la scuola. E non a caso sono stato più di 30 anni a San Basilio, eccetera, dove la povertà educativa, no, l'abbandono scolastico, la dispersione scolastica è pane quotidiano. E lì ci vuole gente che è pronta, che è a rispondere sul campo, a scuola, in aula, no, a questi bisogni. Ecco. Una battuta anche con Lucia, perché è una collega, quando ha iniziato qualche anno fa... Antonio è stato il tuo tutor a San Basilio, anche tu non hai abbandonato San Basilio. No, anche io non ho abbandonato San Basilio, che è un contesto complesso, veramente complesso per la realtà, insomma, sociale che si vive in queste scuole. Sono bambini, sono utenti che si impongono l'attenzione degli insegnanti con delle richieste specifiche. Sì. Che sono sicuramente secondarie, diciamo, alle competenze disciplinarie. Loro ci impongono delle attenzioni più sul versante relazionale. Anche perché l'insegnante è un tempo pieno, e l'altro significativo dopo la famiglia è la persona con cui loro si relazionano durante il giorno, forse anche per più ore. Per cui, insomma, anche se, come dire, la retribuzione economica non è delle più soddisfacenti, non è per noi una priorità in questo momento. Quindi sta emergendo, Paola, una situazione che è un po' diversa da quello che dai nostri ospiti rispetto a questa premura economica. Andiamo a Zola Predosa, in provincia di Bologna, con Chiara Guidi e Raffaella Monari, insegnanti anche loro, scuola primaria. Ma il nostro nuovo ministro Fioramonti ha detto che gli insegnanti devono tornare ad essere persone riverite. Basta l'aumento di stipendio o no? Ma no. Non è l'aumento di stipendio che comunque porta a venire riveriti più o meno dai genitori. Io credo che a volte manchi quell'intesa che noi tante volte facciamo firmare col patto educativo all'inizio dell'anno. Ecco. Viviamo in un'epoca in cui i genitori si sentono tuttologi. Perciò criticano le nostre scelte, criticano quello che facciamo, ma nello stesso tempo demandano a noi responsabilità loro. Se pensiamo nelle classi più piccole, la scuola dell'infanzia, dove chiedono che gli insegnanti si prendano delle responsabilità nella crescita dei propri figli, è uguale noi la scuola primaria. Perciò non è certo lo stipendio che porta a un rispetto, esatto, è una dignità. Certo. Manca proprio la cultura del rispetto in questo momento. Una battuta proprio, Raffaella. Tu ti senti un eroe civile? No, un eroe civile no. E volevo fare un riferimento anche al termine riverito, che secondo me non è centrale, perché secondo me tra scuola e famiglia e genitori ci deve essere più un rispetto reciproco, rispetto, e un'attenzione reciproca. Io non voglio essere riverita, voglio sì che si concordi con la famiglia e ci sia un rispetto. Comunque, quando vedrete venerdì proprio questa serie curata da Andrea Salvatore, dedicata ai maestri, ve lo possiamo garantire, vi commuoverete. Non sono degli eroi, ma sono straordinari. Questo volevo dirlo e sottolinearlo. Allora, il direttore del giornale Alessandro Sallusti, collegato con noi. Direttore, buonasera. Buonasera. Partiamo subito con le parole di uno dei più noti esperti nel campo dell'educazione. Soprattutto ha speso e continua a spendere la sua vita per guardare al problema della dispersione e del disagio scolastico. Mi riferisco al maestro di strada, ex sottosegretario all'istruzione, Marco Rossi Doria. L'abbiamo incontrato, guardate. C'è una crisi educativa in Italia, prima ancora che la crisi economica, istituzionale. Noi non sappiamo dare limiti, non sappiamo dare opportunità, non ascoltiamo i ragazzi, c'è la solitudine dei bambini. Ripartiamo da qui, ma seriamente. Allora stabiliamo un patto tra adulti genitori e adulti insegnanti. Capiamo qual è l'ambito della scuola e difendiamolo tutti.
qual è l'ambito della casa in continuità e non in contraddizione con la scuola, e qual è l'ambito da ricostruire di libertà dei ragazzini nelle nostre città dove possano provarsi insieme. Questo è necessario, indispensabile, così io non penso che si possa andare avanti. Gli incompetenti che si trovano oggi nel Ministero sono convinti che l'educazione possa coincidere con il controllo, mentre l'educazione coincide con la relazione e con l'avventura della scoperta. L'avventura della scoperta e la relazione sono l'opposto del controllo, perché il controllo avviene proprio grazie al fomentare la curiosità, a creare socialità, ad imparare con un'avventura le cose insieme, ad avere una relazione con un insegnante che ti vuole bene in maniera diversa da mamma e papà e che ti insegna delle cose, e ti insegna delle cose anche su te stesso. E tutto questo è mille volte più forte delle telecamere. Poi tre quarti del mondo si mette un uniforme quando entra a scuola e poi se la toglie quando esce. Noi l'abbiamo fatta per 100 anni, non fa male a nessuno. Non è questo il punto. Il punto è che telecamere più grembiule e, come dire, adesso ritorna il controllo. Sentito qualche mese fa Marco Rossidoria, direttore Sallusti, si è parlato appunto nel precedente governo di grembiulini, di telecamere, di controllo, di impronte digitali, insomma di un controllo sulla scuola. È questo il modo per migliorarla o per cominciare o ricominciare a migliorarla? Ma guardate, io condivido tutto quello che ho sentito finora dai vari ospiti che si sono avvicendati, però secondo me c'è un problema che viene prima, e cioè bisogna uscire dall'ipocrisia che la scuola sia un luogo tecnico o neutro e quindi qualcosa che possa essere affidato allo Stato o al governo, il quale dovrebbe garantire la possibilità che ci siano le scuole, ma starsene molto lontano dal gestirle, nel senso che tutti i regimi dittatoriali di ogni epoca evidentemente avevano delle scuole perfette ed un corpo insegnante dal punto di vista tecnico molto preparato, se è vero che hanno plagiato milioni e milioni di ragazzi. Lo stesso Papa Francesco ha detto che l'educazione è un mezzo, non è un fine, perché si può educare bene o educare male, si può educare al positivo o al negativo, si può educare all'accoglienza o alla non accoglienza, si può educare all'intransigenza o non all'intransigenza. Quindi io penso che un governo, uno Stato, debba garantire la libertà che le comunità, e garantire quindi anche finanziare il fatto che le comunità si organizzano per una scuola secondo i loro principi. Perché non è vero che le scuole sono tutte uguali, non può essere vero che sono tutte uguali. E quindi in questo paese c'è una carenza di libertà di educazione, perché c'è una carenza di possibilità da parte delle scuole di fare il loro lavoro. Direttore De Bortoli, sono tra un istante da te, Michela Murgia. Credo che questo neghi l'omogeneità del diritto scolastico su tutto il territorio per una serie di ragioni che hanno a che fare storicamente con la disparità di livello economico che in Italia, come dire, rende alcuni territori più dotati di risorse per strutturarsi una scuola come bisognano, e territori che invece hanno difficoltà. Ma ho paura anche che questa differenziazione che suggerisce il direttore Sallusti possa poi interferire anche con la didattica. Cioè, che cosa si insegna in una scuola dove la gestione è affidata territorialmente? Ci sono territori, per esempio in questo momento lo vediamo anche politicamente, anch'io non credo che sia un luogo neutro la scuola, ci sono territori dove ci sono alcune convinzioni di tipo ideologico che possono ritorcersi sulla didattica. Non è che in un paese dove la stragrande maggioranza delle famiglie sono convinte che la terra sia piatta possa cambiare l'insegnamento della geografia, esattamente così come in un territorio, diciamo, che dovrebbe tutto educare all'accoglienza, possono esserci per... Ma anche
per periodi lunghi delle parti di territorio in questo momento in Italia che magari hanno una visione più sovranista. Ecco, io non vorrei per esempio una scuola che insegnasse qualcosa di diverso dall'accoglienza. Lì bisogna stare molto attenti, perché un'unica idea di scuola dalla prima regione all'ultima d'Italia garantisce a tutti l'accesso alla, diciamo, al medesimo orizzonte di valori. Se questi valori diventano negoziabili, lì bisogna fare attenzione, perché davvero lo Stato rinuncia alla sua funzione di garanzia del diritto. Arrivo da Sallusti tra un attimo per la replica. Dobbiamo salutare, non prima di sentire il suo punto di vista, il direttore Ferruccio De Bortoli. Prego. Ma molto in sintesi, io penso che la scuola in tutti questi anni, con tutti i suoi difetti, per carità, ma ha contribuito ad unire questo paese e soprattutto ad aprirlo all'estero, a renderlo più forte della propria identità nazionale, dei principi della Costituzione, tra i quali c'è anche la libertà di insegnamento, quindi scuole pubbliche e scuole private. Io penso che ci si debba preoccupare della qualità e non correre il rischio ovviamente che un'interpretazione, diciamo, decentrata, regionale, possa in qualche modo mettere in pericolo questo tipo di prospettiva. Naturalmente c'è l'autonomia dei singoli istituti, che credo in alcuni casi sia stata utilizzata molto bene, per cui ha perfettamente ragione Alessandro Sallusti nel dire poi non tutte le scuole sono uguali, ovviamente, ma stiamo attenti a non cercare poi un'omogeneizzazione al ribasso, e questo è un po' il problema che riguarda direttamente il corpo insegnanti, che ovviamente deve dare una mano ad uno Stato ad investire di più nella qualità e nel merito e meno, diciamo, in sanatorie che accontentano tutti, ma perché per troppo tempo forse i sindacati hanno avuto troppo peso nel gestire la scuola, forse sarebbe il caso di uscire da questa trappola. Voi avrete capito che noi stiamo facendo la nostra orgogliosissima e doverosa prima serata dedicata alla scuola. Dovremmo stare qui perlomeno per 5 giorni, filati, per riuscire a trattare tutti gli argomenti. Ferruccio De Bortoli, grazie, grazie direttore di essere stato con noi. Voglio ancora una domanda, se ho tempo. Sallusti, intanto, direttore, la vedo non d'accordo. Ma no, voglio dire, la Muggia ha posto un problema reale, non è che ha inventato l'idea che... come dire, nell'epoca salviniana si insegna una certa cosa, nell'epoca dalemiana se ne insegna un'altra. Questo è un pericolo reale, però attenzione che c'è un pericolo inverso, che è quello del pensiero unico. Il pensiero unico è altrettanto pericoloso, non è che è meno pericoloso, ma quando io dico una scuola libera non intendo una scuola perché anche come dire, quel pericolo che dice la Muggia è legato a una politica vincente in quel momento che mette le mani sulla scuola. No, io penso a una libertà, voglio dire, che sia una scuola cattolica, una scuola laica, una scuola anglosassone, una scuola tibetana, non importa, non legata alla politica, ma legata a una cultura, legata a una visione della vita e quindi dell'insegnamento e della priorità dei valori. Io mi riferisco a quello. Allora in quel senso non c'è il rischio che, siccome oggi comanda Salvini siamo tutti intransigenti, domani comanda Conte siamo tutti buonisti. È legato a delle radici di una comunità. Prima di andare dai nostri maestri, Murgia vuole rispondere? Le comunità non hanno solo radici, hanno anche ali, per fortuna. E mutano. La comunità della scolastica di Milano del 2019 non è la stessa comunità scolastica di Milano di 40 anni fa, quindi oggi abbiamo scuole multietniche, abbiamo quella gerarchia di valori che lei suggeriva, oggi è giustamente anche più plastica, più mutevole, ed è giusto che sia così, perché una società comincia con l'essere multietnica e finisce con l'essere multiculturale.
digitale e la scuola deve cambiare con queste nuove esigenze. E guardate, su questo siamo prontissimi, perché i nostri capitoli sono tanti. Direttore Saluzzi, tra un istante torno da lei e da tutti i nostri ospiti. Enrico. Sì, tante scuole in giro per l'Italia, l'abbiamo visto, sono anche tanti metodi, tante realtà, tanta creatività anche per supplire là dove magari lo Stato non arriva, come il metodo che hanno inventato i nostri maestri della scuola Città Pestalozzi di Firenze, che salutiamo, Matteo Bianchini e Paolo Scopetani. Abbiamo visto delle immagini che poi vedrete nella serie maestri, dei tavoli esagonali, i bambini intorno, manca una sedia, arriva il maestro, un insegnamento di coppia. La creatività aiuta a supplire le mancanze dello Stato? Matteo. Indubbiamente la creatività aiuta a supplire. Mi è piaciuto molto il discorso che ha fatto Michela Murgia sul il dissenso, sul, come dire, la scuola dovrebbe insegnare il dissenso, questa è la cosa fondamentale. La cosa che, di cui non abbiamo ancora parlato, sono tutti gli stereotipi della scuola, no? Cioè il fatto che gli insegnanti stanno 3 mesi in ferie, che gli insegnanti fanno un lavoro part time, eccetera eccetera. Allora, cominciamo forse a scardinare questa cosa qua. Io penso che uno dei problemi grossi della scuola sia l'insegnante sola invece che sola, nel senso che, però il problema è anche sola e sola, nel senso che gli insegnanti dovrebbero lavorare insieme. Quindi la funzione docente dovrebbe essere fatta, dovrebbe entrare dentro proprio la scuola, nel senso che dovrebbe essere fatta tutti insieme. In molte scuole si fa, e questa cosa farebbe sì che, se si mette dentro quelle ore lì e si sta tutti a scuola a lavorare in equip come si fa da tutte le altre parti, cioè in tutti gli altri mestieri, si lavorerebbe in maniera cross-disciplinare, interdisciplinare, molto più creativa, e forse si potrebbero anche alzare gli stipendi a quel punto, perché a quel punto l'insegnamento sarebbe di 36 ore settimanali, e quindi forse non parleremo più di lavoro part-time, anche se chiaramente non è ingiusto. Quindi la ricetta è molto semplice, basta fare quello che molti insegnanti fanno, ma metterlo, come dire, a regime. Paolo, il collega di Matteo, ma ti ritrovi o vi ritrovate nel concetto di autonomia che evocava Sallusti? No, perché autonomia non vuol dire che ogni scuola si fa, coltiva la propria cultura. Secondo noi in ogni scuola dovrebbero essere compresenti tutte le culture, con lo stesso diritto di cittadinanza. E questo brutalmente semplificando. Certo. Dal punto di vista delle risorse, invece, continuando brutalmente a semplificare, quello che ci serve per fare scuola forse sono solo un paio di gambe ben allenate. Socrate andava a giro per Atene e insegnava filosofia. Se pioveva andava sotto i portici. Fuori dalla porta della nostra scuola c'è Firenze. Io in 40 anni di servizio, anzi purtroppo anche 42, non ho esaurito tutte le lezioni che Firenze può dare. Bravo, è così. Passo alla curva sud, gli altri insegnanti, perché abbiamo anche due maestri che arrivano da due zone molto particolari, abitano molto distanti dal loro luogo di lavoro. Ad esempio il maestro Fabrizio Scibiglia, siciliano che abita a Milazzo tutti i giorni, deve prendere l'aliscafo per andare a Salina, Isole Eolie. Sì. Chi glielo fa fare, al di là della bellezza del posto? Beh, chi glielo fa fare è una domanda che riprende quello che si è detto prima. Non credo nel concetto di missione in senso, come dire, quasi spiritualista. Penso semplicemente che di fare il mio dovere come fa un carpentiere, come fa... Sì, però se c'è il tempo brutto, quindi fermi lì e però dormi a tue spese a Salina. Io penso che quella sia la principale lezione che intanto noi come... Certo. Come appunto gente che fa un mestiere, mi piace umilmente chiamarlo così, anche se un mestiere intellettuale e soprattutto di relazione, e il tempo ci insegna, la natura ci insegna l'attesa,
l'attesa che il mare torni calmo. E questa è una grande lezione per noi, anche ad attendere che il governo si decida a, non soltanto, sono d'accordo con chi diceva, non è tanto, è importante chiaramente, io spendo un quarto circa del mio stipendio per viaggiare, per i trasporti, e chi prende casa sull'isola, sulle isole più piccole in particolare, è costretto a prendere casa altrettanto, forse anche di più, quindi c'è una differenza molto forte fra chi come la collega, come me, viaggia oppure deve stare molto lontano da casa, le famose deportazioni, certo, famiglie separate eccetera, e chi invece riesce a lavorare sotto casa a livello proprio di, sì, di sì, quello che rimane, insomma. Però è tutto il contesto che, cioè le opportunità di crescita in senso di formazione, di strutture, di organizzazione degli spazi, degli strumenti, ecco, tutto questo potrebbe portare a un grande risparmio che poi potrebbe essere un vantaggio per noi nel piano pratico. Finisco per dire, è una grande lezione la natura, noi sono d'accordissimo, mi è piaciuto moltissimo quello che ha detto il collega di Firenze, beato lui, a Firenze. Io ho Salina, che è un'isola bellissima, verde, e ho Stromboli che è rutta. Noi fuori abbiamo il vero insegnamento, la natura ai ragazzi, noi ai ragazzi, insegna l'attesa, insegna quel pensiero critico, ma anche il rispetto dell'ambiente, poi ci arriviamo con certamente un'altra, anche il rispetto dell'ambiente, ma tutto viene da quello, cioè non fermarsi, certo, alla superficie. In qualche modo sei isolato, ma c'è una risorsa che ti ripaga. Isolati in qualche modo sono anche gli alunni di Amatrice. Con noi c'è Eugenia Tabellione, che abita a 80 chilometri da Amatrice. Sì, sì, esatto. Non ha voluto abbandonare i bambini di Amatrice. No, assolutamente. Infatti avevo la possibilità di lavorare nel mio territorio, appunto a Borgorose, ma ho deciso di andare a lavorare ad Amatrice. Come dico sempre, arriva nella carriera di un insegnante la cosiddetta chiamata. Quando arriva la chiamata, l'insegnante non può rifiutare. Quindi Amatrice in questo momento ha bisogno di aiuto. Ci vogliono insegnanti motivati e particolarmente sensibili. Allora, noi adesso abbiamo la fortuna di lavorare in una scuola ultramoderna grazie a finanziamenti privati, quindi grazie alla Ferrari e all'Invitalia, ma fuori c'è la devastazione assoluta, la guerra, come dicono, anche come dicevano, raccontavano appunto i miei bambini, i miei alunni. C'è tanto da fare. Gli amatriciani sono resilienti, ma in questo momento sono anche stanchi. Stanchi di tante promesse, e adesso c'è bisogno di concretezza, abbiamo bisogno di fatti reali. La ricostruzione è diventata un sogno, però bisogna fare adesso, bisogna lavorare tanto. Tanti discorsi ad alti livelli, sì. E poi io non posso venire fin là ad abbracciarla, guardi, solo perché devo stare qua, sennò sarei già dall'altra parte dello studio. Grazie. Grazie. Senza nulla togliere a nessun grazie altro maestro. Grazie. Senza nulla togliere a nessun grazie altro. Ci fermiamo solo per un istante, quindi avete il tempo di andare a bere un bicchiere d'acqua, non di più, anche perché tra un istante noi incontriamo la senatrice a vita Liliana Segre, che ci regala uno spunto di riflessione basilare, importantissimo. Un piccolo assaggio, ve lo facciamo vedere. La mia maestra è stata una delle prime delusioni della mia piccola vita di allora, perché io non avevo la mamma, e questa figura di donna, che allora la maestra era la maestra, non era una delle maestre, era la maestra, e io credevo che mi volesse bene. E disse: non lo fate mica io le leggi razziali, cosa ci posso fare? Giù le mani dalla scuola, bentornati a questa serata speciale che TV 2000 dedica al nucleo, al centro, al luogo più importante, perché è il luogo dove noi diamo i nostri figli, lasciamo i nostri figli perché poi crescano e diventino cittadini. Allora, giù le mani dalla scuola e la massima vostra attenzione, prima di incontrare la senatrice a vita Liliana Segre, la vostra attenzione su questa fotografia, questa foto. Questo è un bambino, è uno scatto dell'estate scorsa, appena trascorsa. L'immagine di Rayane è un bambino di origini marocchine, 11 anni, che mette in salvo i propri libri, porta via la cosa più importante dallo sgombero del quartiere romano di Primavalle sotto lo sguardo dei poliziotti, cioè i suoi libri.
cioè, professoressa Maria Rita Parsi, il suo passaporto per una vita migliore e per il suo futuro? Ma guarda, che vedere questo bambino, ma anche, guarda l'espressione. Sì. Io quando ho visto questa foto ci ho fatto subito un pezzo, mi ha talmente emozionato, ho detto guarda lui, ha capito che comunque quei libri, quella cultura, quelle possibilità sono le sue e le porta con sé. Esce, avrebbe potuto portare, non so, giocato, zainetto, no, porta i libri. Allora io credo, ecco, che questa dovrebbe essere proprio, dovrebbe essere il manifesto di quello che si deve fare per i giovani. E vorrei anche aggiungere che il futuro degli anziani è dare un futuro ai giovani. E questo secondo me è un fatto importante, passa per la cultura. Il futuro degli anziani è dare un futuro ai giovani. Direttore Sallusti, perché ora noi entriamo anche nel tema della integrazione di quella scuola che deve essere scuola a 360 gradi per tutti. Beh sì, certo, ci mancherebbe altro che la scuola, non credo che uno dei compiti principali di una scuola sia integrare. Integrare però, cioè non discriminare, significa, vale anche all'inverso. Cioè i bambini da integrare non devono essere in nessun modo discriminati, ma anche i bambini già integrati, cioè diciamo i figli di italiani che sono cittadini italiani, a loro volta non devono essere discriminati, perché nella baraonda e nella bolgia, nella mancanza di coraggio e di decisioni che ha caratterizzato questi ultimi anni, sono successi casi di mancata integrazione di bambini stranieri, e questo è molto grave, ma sono successi anche casi in cui i bambini italiani sono stati rallentati o penalizzati rispetto ad altri nel loro percorso di studi proprio per questo problema. Allora questo non è un problema ideologico, credo sia solo un problema tecnico, e ci vorrebbe una scuola efficiente che stia al passo coi tempi anche nella velocità delle decisioni e quindi dei rimedi da prendere per evitare l'una ma anche l'altra cosa. Murgia, e poi sono da Grassucci e Bartolomei. Murgia. Abbiamo citato prima come una delle conquiste della scuola italiana, della scuola pubblica, l'abolizione delle classi differenziali, perché non crediamo, giustamente per Costituzione, non crediamo che ci debbano essere le classi dei più bravi e dei più integrati e le classi dei meno bravi o dei disintegrati, chiamiamola in questa maniera. Sì. L'idea di far convivere, si cresce insieme, si migliora insieme. Quelli che nascono con più possibilità e che appartengono a un territorio, quindi partono con un vantaggio di integrazione forte, imparano, come dire, che l'altro è una ricchezza e che si può camminare insieme anche aspettandosi. Mettere insieme in una classe con la scusa di non rallentare i bambini italiani, perché altrimenti significa discriminarli, significa non mettere i bambini italiani mai nella condizione di rendersi conto che le differenze si appianano mettendo a contatto l'alto con il basso, il veloce con il lento, il sano con il disabile. Attenzione, perché se entriamo nell'ottica di mi rallenta, allora anche i disabili in una classe rallentano gli altri, perché richiedono più attenzione, più cura, richiedono dei tempi differenti. Cosa vogliamo fare? Le classi dei bravi e le classi degli asinelli? Grassucci, l'immagine che emerge, e l'immagine l'unica che possiamo immaginare valida, è quella dei vasi comunicanti, no? Stesso livello, per arrivare ai vasi comunicanti però bisogna saperli costruire, costa fatica. Sì, assolutamente. E soprattutto... Forse costa fatica anche ai ragazzi, cioè capiamo quanta fatica possa provare un ragazzo che deve vedere un'integrazione all'interno della propria classe. È faticoso? Io intanto vorrei spezzare una lancia a favore della nostra scuola, perché è una delle scuole che funziona meglio dal punto di vista dell'integrazione. Cioè, ce lo riconosce anche l'OCSE, che in genere non è mai tenero, nelle classifiche OCSE siamo sempre in fondo. Invece sull'integrazione siamo tra i primi paesi. Noi in questo dobbiamo essere contenti e dobbiamo difendere questo valore. Noi ad esempio possiamo accedere nelle migliori scuole per criteri territoriali, quindi magari nelle scuole dei centri delle città tu trovi il figlio del professionista, ma trovi anche il figlio del collaboratore domestico del professionista, e magari il figlio del professionista che abita 3 chilometri più in là non entra perché abita troppo lontano. E non dobbiamo anche trascurare, secondo me, la correlazione tra questo dato e la mancanza di fenomeni significativi di radicalizzazione. Il nostro paese, di fatto, negli ultimi anni è stato immune ad una radicalizzazione. Ci saranno tanti fenomeni, però il fatto che
una scuola integra, comunque anche gli stranieri, però, che sono circa il 10% della popolazione scolastica, è una mancanza di radicalizzazione. Secondo me non sono due fenomeni scorrelati. I ragazzi da questo punto di vista sono più avanti dei genitori. Noi abbiamo fatto delle indagini tra gli studenti, abbiamo capito che per loro non c'è differenza. L'elemento di origine non è un elemento di differenza tra i ragazzi, lo è più per le famiglie, tant'è che le famiglie magari non permettono ai ragazzi di andare a frequentarsi dopo. Vado a fare compiti dal mio compagno di classe che è di origine non italiana, o di origine straniera, non ci vado. Arrivo Bartolomeo, arrivo come preside e come papà di 5 figli, arrivo, però sentivo la voce del direttore Sallusti, prego. No, ma la Mugia, voglio dire, in teoria c'ha ragione, come gli intellettuali e le persone di sinistra hanno questo grande vantaggio, no? Che dicono sempre cose di grandissimo buonsenso. E quindi uno dice, caspita che ragione che ha. Ma anch'io gli dico, caspita che hai ragione. Ma lei può dirlo perché non è responsabile del livello culturale di questo paese, sia pure come scrittrice contribuisce ad accrescerlo. Voglio dire questo, il recente studio dei test invalsi sulla popolazione scolastica italiana hanno dimostrato in maniera scientifica e inopinabile che siamo di fronte a generazioni di ignoranti che vengono sfornati dalle scuole. Questo non è colpa solo del rallentamento dovuto alla multiculturalità, no, ovviamente non è solo quello, ma vogliamo porci anche un problema che la scuola deve insegnare e deve selezionare. Io ho avuto la fortuna della mia vita, in quanto asinello, di essere stato fermato un anno nel ciclo dei miei studi. E io oggi la benedico quella fermata, la benedico, perché se non mi avessero fermato continuavo ancora oggi a pensare che si può anche non essere all'altezza delle cose che stai facendo. Invece ho imparato che bisognava essere all'altezza, perché sennò non vai avanti. Quindi bella la teoria, ma la pratica è tutta un'altra cosa. Il professore vuole rispondere. No, dunque, no, io quello che dico è essenzialmente questo. Paradossalmente le cose sono, a mio avviso, abbastanza semplici, nel senso che un ragazzo la mattina deve trovare la motivazione per scendere dal letto, infilarsi i suoi calzini e mettere i piedi dentro le scarpe per avviarsi verso un istituto. Ricordo Ibrahim Ba del Senegal, che mi ha insegnato molto e mi ha detto un giorno in presidenza, è venuto su, mi ha detto: guarda, c'è della gente che mi sta disturbando, per colpa loro io non ascolto, non sento il professore e io non me lo posso permettere, perché per me ogni minuto è importante della sua lezione. E poi mi ha detto: ma lei mangia 3 volte al giorno? Dico: sì, abitualmente, colazione, pranzo e cena. Io non pranzo perché occupo quel periodo per studiare, perché un giorno tornerò in Senegal e aprirò probabilmente una scuola come questa o farò d'altro. Però per me lo studio è importante perché è una questione di riscatto sociale. Allora, la motivazione è fondamentale. Oggi, se io domando ai miei ragazzi perché studiate, non lo sanno. Cioè, non hanno una motivazione. Qualcuno mi dice: ma se poi non conosco qualcuno alla fine, io non troverò comunque lavoro. Il discorso è che ci inzuppano tutto il biscotto nella scuola. La scuola è sottoposta a una sassaiola a 360 gradi. Adesso con la digitalizzazione si va dicendo che la creatività è importante e gli specialisti tutti al macero. Prima si diceva invece che gli specialisti servivano perché bisognava saper lavorare e lavorare anche curando i particolari. Poi ci sono le competenze non cognitive, quelle cognitive, le soft skills, le competenze trasversali. Nel frattempo quello che studia latino e greco dice: ma che cacchio lo studia a fa? Ma professore, no, non mi dica la parolaccia, non lo dica! Cioè, voglio dire... Ma come? Proprio lei! E poi dico, questo accade, invece parlo come padre, no? Perché anche il padre è in crisi quanto la scuola, dico il padre in particolare. In realtà a me non mi toglie nessuno dalla testa che lasciamo sta il building, il tetto, la costruzione, i mattoncini. Se io ricordo qualcosa della mia scuola, ricordo del professor Balducci, della professoressa Prati, cioè di alcuni, ma pochi, che neanche nel pugno di una mano ci stanno. Per cui il fondamentale è formare questi key people, cioè queste persone che uno individua, e con quelli tirare la volata. Cioè oggi la scuola sono quelle persone che veramente ci lasciano un pezzo di pelle, che veramente instaurano questo dialogo, questo rapporto con gli allievi, quelli che si servono dello sguardo dei ragazzi, che individuano uno spazio educativo attraverso il quale, io dico sempre a loro e chiudo, sì, esistono e c'è qualcosa di santo e di divino in ogni circostanza comune.
Questo qualcosa aspetta ciascuno di noi trovarlo. Se noi ci mettiamo, ha ragione Sallusti, perché quando dice che la scuola è ricca di dispositivi, è un apparato di carte, i miei docenti sono distratti e disturbati dall'eccessivo cartismo, da tutte ste carte, e non mi guardano quel qualcosa di santo e di divino nascosto nelle circostanze più comuni della terra. Questo è. Michela Murgia, grazie professore. E poi siamo subito da Enrico con i maestri. Sì, nella risposta del direttore Sallusti, che comincia sempre dicendo la Murgia. La Murgia è un altopiano delle Puglie, mi chiami senza l'articolo che mi fa... La risposta come dire, non la vedo però sul pezzo del tema. Cioè, lei ha detto c'è un problema di rallentamento, bisogna guardare l'integrazione sui due fronti. Devono essere integrati i ragazzi che arrivano, entrano nella nostra scuola, ma i nostri non devono essere rallentati. Questa è la logica. E poi io le dico, allora vuole le classi differenziali? E lei mi dice, qui abbiamo un grosso problema di analfabetismo, di ritorno funzionale. Sì. Di bassa sì. Le due cose non sono minimamente collegate, e metterle in collegamento in una frase è una scorrettezza, perché l'analfabetismo non ha nulla a che fare con l'integrazione dei ragazzi che arrivano. Quel 10% non influisce sul livello della formazione dei ragazzi italiani. Le cause sono altre, sono complesse, ben investigate e credo anche piuttosto note. Quindi non faccia questa, non le sta bene addosso questa scorrettezza intellettuale di mettere due cose che non c'entrano niente nella stessa frase come se fossero collegate. Dunque Enrico, poi torniamo a tutti gli ospiti anche per suscitarsi tutti. Enrico. Qui ci sono diverse dita alzate, tutti vorrebbero sì. intervenire. Andiamo intanto per ordine per chi ancora non ha parlato. Andiamo a Genova. Manuela Parasi della scuola primaria Graventa Gallo. Genova, lo sappiamo, una città portuale, storicamente gente che va, gente che viene. La sua scuola, quante culture diverse ha al suo interno e come rispondete a questo bisogno di interculturalità? Buonasera. Buonasera. Dunque, nella nostra scuola accogliamo molto volentieri da tanti anni bambini che vengono da tanti paesi, da tanti continenti e con i quali stiamo benissimo. Intanto vorrei dire che mi piace parlare di inclusione, che è ciò che viene dopo l'integrazione. Quindi la nostra è una scuola che ha fatto un lungo percorso e che continua a lavorare per includere, che dal latino includere, no? Mettere dentro, tenere, accogliere, per insegnare, per mettere un segno proprio nel cuore dei bambini. Ma qualcuno rimane indietro? No, ma non solo qualcuno non rimane indietro. Cioè, noi ormai abbiamo capito che stare con bambini che parlano lingue altre, che hanno diversità, perché noi siamo tutti diversi, cioè la diversità è la caratteristica dell'umanità, cioè ci sono tante diversità e la diversità ci arricchisce, cioè ci rispecchiamo nella diversità, ci capiamo meglio, ci formiamo, non so come dire, ci proprio cresciamo tutti, bambini ed insegnanti. Si fa in tanti modi, ovvio, attraverso norme. Le norme sono sensibili, ultimamente c'è una maggiore sensibilità. Raccontavo ai colleghi nelle quattro chiacchiere fatte prima che mia madre direbbe nella scuola fate le nozze coi fichi secchi. Allora, non è tanto, secondo me, lo stipendio, per carità, ha ragione Murgia, se guadagnassimo un po' di più male non farebbe, ma è tutto molto più complesso. Intanto sono d'accordo col preside, non è una questione di missione, però l'insegnante deve avere quel qualcosa, non so come dire, quel qualcosa di diverso. Non c'è nessun metodo, nessun progetto, nessun sistema che prescinda dalla relazione. Cioè la relazione, che è una relazione significativa, è quell'abbraccio caldo, sicuro, certo, che dai ai bambini. Allora dobbiamo formare gli insegnanti e formarli, secondo me, e chiudo, a mio parere dobbiamo puntare sul gruppo, la collegialità, le cose fatte insieme, i progetti, i bambini che stanno insieme, che escono sul territorio, perché le nostre città sono un libro aperto sul mondo. Allora questo, le esperienze, le cose fatte insieme,
Grazie. Monica Capo arriva da Frattamaggiore, in provincia di Napoli, zona anche quella ricca di sfide, terra dei fuochi, siamo in quel settore lì, eccolo che arriva al microfono. Lei è una che le classi le porta fuori, fa le cose insieme agli altri, fa conoscere quello che avviene, fa creare un'anima critica. Sì, ai tuoi alunni. Allora, io devo dire che insomma sono state dette tante belle cose stasera, alcune le condivido, altre un po' meno. Intanto dico che alcune mi sembrano proprio fantasia, tipo, portate alla mia realtà, ecco, che è quella meridionale. Per esempio comincerei col dire che noi il tempo pieno da Roma in giù nelle scuole non sappiamo neanche cosa sia. Ecco. Non sappiamo neanche cosa sia. E perché? Non lo so perché. Bisognerebbe chiederlo allo Stato il motivo per cui da Roma in su la scuola impegna i ragazzi, soprattutto quelli difficili, che da noi, insomma, diciamo, ce ne sono quantitativamente, dai, specialmente nella provincia in cui vivo io, tanti, ce ne sono tanti in più. Poi vabbè, si parla di diseguaglianze, però se noi pensiamo al fatto che un bambino su quattro in Italia non è messo nella condizione ancora di frequentare il nido, e quindi le diseguaglianze si formano ancora prima di arrivare a scuola, oppure ricollegandomi, e in Campania e in Calabria noi abbiamo praticamente i picchi più disastrosi, cioè non c'è la possibilità di frequentare il nido. 2 su 100 possono andare al nido. Cioè, poi De Bortoli accennava alla questione dei 2,5 milioni di ragazzi che non studiano e non lavorano. Io direi che una grossa percentuale ce l'abbiamo giù. Allora io per quanto riguarda il discorso dell'inclusione, come diceva la collega di Genova, città nella quale io ci ho lasciato il cuore perché ci ho insegnato un anno, noi l'inclusione la facciamo con tutti, la facciamo con i bambini che arrivano da Fragola, che arrivano dall'India, dal Pakistan, dalla Romania, e la facciamo con i pochi mezzi insomma disponibili, però la facciamo con un'attenzione direi quasi etica, certo, perché dobbiamo, diciamo così, reagire con il nostro dissenso ai pozzi che sono stati avvelenati in questi ultimi anni. Perché sarà difficile ricostruire quello che in questi ultimi anni purtroppo a livello di relazioni sociali abbiamo visto distruggere. Per quanto riguarda invece la questione di portare fuori i ragazzi, ecco, lo faccio soprattutto dal punto di vista ambientale, perché cerco di appassionarli insomma alla natura. E poi anche la zona perché dove vivo venite, comunque insomma, in una terra molto devastata da questo punto di vista. Grazie. Allora, sì. Perché se l'inclusione va fatta anche se c'è una continuità probabilmente di insegnamento e anche una sicurezza nel farlo questo lavoro. Francesca Venturo arriva da Roma. Oltre a essere un'insegnante della scuola Montessori è anche una scrittrice. Qualche tempo fa ha pubblicato per Longanesi un libro dal titolo Sperando che il mondo mi chiami. Si parlava di precariato, forse era anche autobiografico? Un po'. Sì, era più che altro un libro per parlare di una realtà che tuttora si vive attraverso il mezzo del romanzo, quindi è un romanzo. Però ecco, io mi volevo riallacciare un po' a tutti questi temi, perché come maestra montessoriana mi sento di dire questo ho imparato vivendo la scuola Montessori, che tutti i problemi, no, di cui si è parlato potrebbero essere in qualche modo riconsiderati se al centro, se il fulcro di ogni discorso tornassero a essere le bambine e i bambini, se bambine e bambini tornassero a essere protagonisti del discorso scuola, allora noi avremmo probabilmente la risoluzione di tanti problemi, quali appunto l'inclusione. A me poi piace pensare un'inclusione che si apre, no, in qualche maniera, perché i bambini hanno diritto ad avere una scuola che funzioni, hanno diritto ad avere dei maestri e dei maestri preparati, hanno diritto di avere una famiglia che li sostenga e che collabori con gli insegnanti. E, Enrico, prego. Tra un istante la parola a Maria Rita Parsi, perché
nell'inclusione a cui stiamo facendo riferimento, bene, c'è un argomento in più, la scolarizzazione, il processo di scolarizzazione dei bambini Rom e Sinti, istituto Valente nel cuore della periferia est di Roma, una sfida quotidiana. Guardiamo. Senti, Alexandra, a che età ti sei sposata? A 12 anni. Se i miei genitori non volevano che mi sposavo a quell'età. E poi io sono andata via con il ragazzo che adesso ho sei figli con lui. Sono dei bambini con una frequenza scarsissima, anche se negli anni è aumentata in maniera notevole. Noi 15 anni fa avevamo soltanto dei nominativi di iscritti che non frequentavano. La cultura della famiglia Rom è cambiata. In questa scuola c'ho due bambini, uno di 7 anni e uno di 8 anni, quasi c'ha 9 anni. Vanno bene a scuola, le maestre li vogliono bene. Non si è mai hanno lamentati delle maestre o qualcuno che gli faceva del male, mai. La preside è brava. Loro vengono, loro rispondono anche alla mia chiamata di colloquio quando ci sono le cose che non vanno bene. Collaborano a modo loro. Tante volte dobbiamo stare attenti perché magari loro pensano di risolvere i problemi magari con qualche schiaffone. Mai non hanno detto ai ragazzini zingari, ai bambini, qualcosa così, mai. Si ruota ogni settimana, noi i posti li cambiamo ogni settimana e non esiste che un bambino non si sieda da fianco a un altro. E se i genitori vengono a lamentarsi con le maestre. Le maestre risponderanno come è giusto che sia, che si debba rispondere. Cioè loro sono classe quarta D, da Roma a rumeno all'equadoriano. E loro devono stare tutti insieme, non esiste. Quello che succede fuori noi non lo possiamo gestire. Oltre al campo non c'è niente per questi ragazzi, c'è solo la scuola. Per cui avere dei mediatori culturali, per noi era fondamentale perché era al campo c'era una continuazione di quanto si faceva la mattina in termini anche di compiti, di rispetto di piccole regole, rispetto anche del materiale che loro avevano nello zaino. Questo un pochino si è perso perché negli ultimi anni ci sono stati dei tagli. Perché sono entrata del 91 in Italia. Non c'ho nemmeno un reato, non c'ho niente. Aspetto da quei giorni di chiamarmi qualcuno pure di fare una badante, di fare qualsiasi lavoro mi andrebbe bene. Un mesetto fa un ragazzo Rom che ha rubato un cellulare, perché poi comunque anche queste cose succedono. E poi lo ha restituito accompagnandolo anche con un regalo alla ragazza che alla quale aveva sottratto il cellulare. Da una parte io ho avuto sicuramente un lavoro grosso fatto sul ragazzo che si era appropriato di una cosa che non doveva, però ho apprezzato tantissimo anche la famiglia, disposta al perdono. Arrivo tra un istante da Maria Rita Parsi, Alessandro Sallusti, che so che deve andare via, direttore. No, ma io sono felice dei Rom che si integrano a scuola, io sono furente con i Rom che non vanno a scuola. Credo che quella è una piaga inaccettabile dalla comunità sinta, ma inaccettabile anche da noi. Non è possibile che dei bambini oggi non vadano a scuola. Dopodiché volevo chiudere con un segno di speranza, nel senso che molte delle parole che ho sentito non sono sogni ma realtà. Io devo due cose alla scuola. La prima è quella che ho detto, che mi hanno fermato in un momento bizzarro della mia vita, e la seconda è che anni dopo, quando io avevo un bambino adolescente, un ragazzo adolescente, l'adolescenza dei ragazzi corrisponde per gli uomini quando sei in carriera e ti occupi d'altro rispetto al figlio. Ecco, mio figlio ha preso come punto di riferimento non solo scolastico questo professore di latino e italiano che ha supplito alla figura paterna, e credo che se mio figlio è diventato grande indenne dall'adolescenza lo deve soprattutto, più che a me, al suo professore, col quale oggi ha un rapporto meraviglioso, e quindi tenete duro perché queste cose accadono, io ne sono testimone, e quindi buon lavoro e buona fortuna. Alessandro Sallusti, direttore del giornale, grazie. Maria Rita Parsi, che
mi sta facendo gli occhi da qualche quarto d'ora. No, attenzione, però siamo arrivati a questa inclusione nell'ambito del nostro discorso anche di un lavoro come la scuola che abbiamo appena visto, integrare anche quei ragazzi che sono più difficili per la storia che esiste fuori, per il campo Rom o Sinti, integrare. Allora io, se riesco, ma rapidissimamente, anche per non invadere, a dire una serie di cose, certo, che mi sono venute in mente, per questo all'emozione di intervenire, forse posso essere utile a questa cosa. Il mio primo libro si chiamava Animazione Imborgata, della Savelli, e il sottotitolo era Che ci fa Diabolica a San Basilio. Bene, eravamo insegnanti e operatori culturali insieme, siamo negli anni 75. Si lavorava nella scuola Gandhi, che era aperta dalla mattina alla sera. San Basilio era un territorio pericolosissimo. Quelli che oggi vengono considerati, no, perché quando arrivano gli immigrati o i Rom, e c'erano anche i Rom, quelli di oggi erano gli immigrati, la gente che veniva dal sud, che si era trasferita dal sud alle grandi città perché la città di Roma costruiva, e quindi i bambini erano i difficili da integrare di allora. Erano i ragazzini che venivano dal sud. Secondo me, al di là di tutto, di tutte le capacità e con la voglia di costruire che deve avere ciascuna persona che educa se stessa per educare, bisogna avere un metodo comune di intervento. Giù le mani dalla scuola, arriviamo tra un attimo, TV 2000. A questo punto io dovrei dire tutti in piedi. E va bene, possiamo anche non alzarci in piedi, o noi ci siamo già, perché parla Liliana Segre, perché parla quella senatrice a vita che era solo una bambina di 8 anni e ha visto negato un principio fondamentale, e attenzione, era soltanto l'inizio. TV 2000, giù le mani dalla scuola, l'ha incontrata. Era settembre del 1938, avevo appena compiuto 8 anni e avevo frequentato la prima e la seconda elementare nella scuola pubblica vicino a casa. Ero un'alunna normale, molto socievole, avevo tante amiche, almeno credevo di averle. E sentii quel giorno che i miei, mio padre, i miei nonni, improvvisamente intristiti, sentì che cercavano fra loro il modo per dirmi che ero stata espulsa dalla scuola. Fu molto difficile spiegarmi il perché, per la colpa di essere nata ebrea e non cattolica, ero stata espulsa dalla scuola. Le mie amiche fedelissime, quelle che non mi hanno mai abbandonato, diventate vecchie insieme, quando parlano di me dicono sempre Liliana, quella mia amica ebrea. Così è stato da allora. Il clima di odio non è di questi giorni, è ormai un odio che si percepisce per strada, per un sorpasso che si percepisce, non ne parliamo nel mondo della politica, in cui non si rispetta più l'avversario, ma bisogna assolutamente trovare delle parole odiose, odiose per chi le riceve e soprattutto per chi le pronuncia. E questo clima di odio c'è a scuola, perché il proliferare dei bulli, che devono essere profondamente aiutati, perché vuol dire che sono i più deboli della classe, anche se credono di essere più forti. E quando l'anno scorso, quindi tardissima età, sono entrata in Senato, ho voluto immediatamente presentare un disegno di legge contro le parole dell'odio, che si chiama hate speech, che credo adesso, anzi spero, che venga portato avanti dal nuovo governo, perché io so che cosa vuol dire, lo so sulla mia pelle come dalle parole si possa passare ai fatti. E per questo ci vuole invece un grande programma di insegnamento, che è di educazione civica, che sarà rimandata l'anno 21, ma sarà sempre comunque troppo tardi. E
un profondo mea culpa anche nelle famiglie. Michela Murgia, un profondo mea culpa anche nelle famiglie, perché quanto abbiamo appena ascoltato deve essere ripetuto, raccontato a oltranza. Beh, quando diciamo che le parole sono virali, le associamo in qualche modo agli organismi che contagiano le malattie. Quindi attraverso la trasmissione delle parole, la ripetizione delle parole, anche quando sembra innocua, noi trasmettiamo una visione di mondo che molto facilmente, più facilmente di quanto pensiamo, si trasforma in fatto. Tutti i giorni noi abbiamo a che fare in rete con parole che tendono ad annichilirti, che non contestano quello che pensi ma quello che sei, mm-hmm. e che tendono a ridurlo a nulla affinché qualunque cosa tu dica valga quanto ti hanno detto che vali tu. Questa cosa succede in modo particolare alle donne, va detto, e non per una, non lo dico per vittimismo di genere, no, diciamo, è perché per le donne, per la nostra cultura maschilista, per la nostra cultura patriarcale, è più facile azzerare, penso soltanto a come viene usata la parola maestra quando una donna con competenze parla davanti a degli uomini, le si dice sta facendo la maestrina. Ecco, il modo in cui per diminuire la sua autorevolezza si utilizza il diminutivo di un lavoro nobilissimo che al maschile nessuno si sognerebbe di diminuire. Maestrino non si dice mai. Enrico. Ho visto Matteo Bianchini che ha ascoltato con grande attenzione anche gli altri, ma ho visto alcune espressioni particolari rispetto alle parole di Liliana Segre. Come le declini nella tua scuola? Un monito presente ogni giorno a cui cercate di far fronte anche con il vostro metodo di insegnamento, Matteo. Va bene, siamo una coppia di fatto, quindi forse ognuno può parlare per l'altro. È difficile non commuoversi di fronte a certe testimonianze. Io non riesco a capire come faccia la senatrice a non piangere mentre racconta. E quello che mi è venuto in mente è che noi potremmo usare questa testimonianza in maniera teatrale a scuola. A scuola Città Pestalozzi facciamo molto uso di tecniche teatrali. E ho pensato che potremmo, mettendosi d'accordo con uno dei nostri alunni o alunne, inscenare una nuova legge razziale e vedere come reagiscono gli altri. Questo è un modo di lavorare provocatorio, forse così provocatorio pochissime volte l'abbiamo messo in atto, ma chissà che se i miei colleghi saranno d'accordo non potremmo farlo. Grazie Paolo. Grazie a te. L'ho premesso in apertura di questa nostra serata, giù le mani della scuola, abbiamo bisogno dei nostri amici per sentire e per sentire ancora meglio parole tanto importanti. Giulio Scarpati. Perché amo la scuola? Proverò a dirvelo. Ho un'immagine. L'immagine del mio primo insegnante, quella donna, quella maestra, che mi ha preso a 6 anni, al primo livello della scuola. Non l'ho mai dimenticata. Lei mi ha fatto amare la scuola. E poi io sono andata a trovarla durante tutta la sua vita, fino al momento in cui è mancata, a 98 anni. Amo la scuola perché quella donna mi ha insegnato ad amarla. Questo è il primo motivo perché io amo la scuola. Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L'educazione non può essere neutra. O è positiva o è negativa. O arricchisce o impoverisce. O fa crescere la persona o la deprime. Persino può corromperla. Ho un cuore ricettivo e umile per vedere la freschezza di un bambino. Se non ce l'ho,
può incombere su di me un rischio molto serio. Il mio cuore può diventare stantio. E quando il cuore diventa di un genitore, di un educatore, diventa stantio, il bambino rimane con 5 pani e 2 pesci, senza sapere a chi darli, e le sue speranze rimangono frustrate, la sua solidarietà è vanificata. Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le 3 lingue che una persona matura deve saper parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani, le 3 lingue armoniose e insieme. Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola. Queste parole sono di Papa Bergoglio e soltanto il nostro Giulio poteva aiutarci a leggerle così bene. Abbiamo messo insieme sia un discorso di quando lui era cardinale a Buenos Aires, che poi la sua vita da Papa che si dedica anche ai bambini, con quanta attenzione. Bambini, guardatelo lì, è uguale, Giulio, sì, insomma, Scarpati, piccolino, meno, È uguale, è lui da piccolo a scuola. Allora, posso dirti subito una cosa? Sì. Grazie per questo servizio pubblico. Ma grazie. Grazie a te, Giulio. Non si parla frequentemente di scuola con questa complessità, con questa passione, e meno male, anche con punti di vista differenti, ma perché tutti hanno pensato di risolvere il problema della scuola con uno slogan oppure con una semplificazione. Le cose complesse hanno bisogno di un lavoro complesso. Ma noi a TV 2000 adoriamo essere servizio pubblico, abbiamo precisamente questo compito, scusatelo, vogliamo dire, siamo contentissimi di aver fatto con voi e insieme a voi questa prima serata dedicata al mondo della scuola, quindi grazie, ancora più grazie. Giulio, allora, il maestro o la maestra del tuo cuore, ce l'hai? Il ricordo caro, bello? Guarda, ho due riferimenti, due donne. La prima, la maestra Lapponi della scuola elementare, di cui ho un ricordo bellissimo. E l'altra invece è la professoressa di matematica delle medie, professoressa Lampariello, che mi ha fatto amare la matematica, siccome non è facile amare la matematica, e mi faceva amare la matematica perché ci portava quasi a risolvere i teoremi. Per cui è una soddisfazione per me bambino, dico, ho risolto il teorema di Pitagora, dico per dire, certo, no? Oppure un'equazione, oppure una cosa, perché ci faceva entrare nei ragionamenti e poi ci dava 15 minuti per fare un compito in classe, 15 minuti, per cui ho imparato a fare i calcoli molto rapidamente. Ma sarà anche per questo motivo che è diventato così bravo in tutto, Giulio Scarpati. Ma perché, attenzione, attenzione, arriviamo anche a un ruolo di maestro nella vita e voi direte subito, certo, il maestro del libro cuore. Non è quello, arrivo tra un attimo però. Però certo, interpretare il maestro del libro che racconta la scuola, forse sì, in una maniera che qualcuno ha potuto indicare come retorica, ma che bello quel ruolo, che bello quel maestro Perboni. Beh, erano figure che erano talmente importanti in un'Italia che si costruiva, insomma, con tante differenze, per cui avevano un ruolo riconosciuto. Nessuno poteva contestare il maestro. Certo, no? Era il signor maestro. Per cui, però anche lì, come vedi, siccome veramente l'insegnamento è un fatto di relazioni, anche con i ragazzi con cui ho girato cuore, ho dovuto conquistarli nel rapporto con loro per avere restituito l'attenzione anche mentre giravamo. Cioè, nel senso, è un lavoro di relazioni, non è una cosa che nasce... Certo. Cioè, non è perché tu hai un ruolo scritto, è così. Devi sapere anche essere autorevole nel parlare a loro. E qui venivo al lavoro di attore maestro, perché poi Giulio Scarpati ti anticipa, risolve il teorema in 15 minuti, insomma, figuratevi la domanda, e va da sé, corre. Perché tu tutto questo, adesso, nel tuo lavoro che prosegue, continua, teatro, cinema, televisione, l'hai messo a disposizione di chi sogna di diventare attore. Quindi io sto parlando ad un maestro, maestro di recitazione. Guarda, è molto difficile perché in questa scuola che si chiama Percorsi d'Attore
ho imparato da una parte come insegnante che ciascuno ha le sue problematiche, quindi devi entrare in rapporto a quello che la persona di cui ha bisogno. Sì. Non tutti saranno attori, ma tu devi stimolarli al massimo per fargli tirar fuori anche le emozioni giuste. E io credo che la scuola sarebbe, come diceva, non mi ricordo il nome, Paolo, nella scuola il teatro sarebbe fondamentale per liberare. Non a caso, spesso e volentieri, le poche volte che ho fatto magari una lezione in una scuola... Ti è capitato? Sì, i più, diciamo così, bravi spesso erano i più somari. E c'era un riscatto immediato della persona che agli occhi degli altri studenti diventava, caspita, questo è bravo. Cioè, in questa cosa, no? Magari prendeva due da altre parti. Però anche questo è importante, per questo dico. E poi i ragazzi di oggi, mi permetto di dire tra le tante cose senza... hanno difficoltà proprio a tirar fuori le emozioni. Non a caso la scuola, spesso il razzismo nella scuola è anche dire sfigato con una facilità enorme. Per cui far tirar fuori i sentimenti è importante, secondo me, perché la scuola deve educare anche ai sentimenti. Chissà se abbiamo dato un'idea in più per una lezione di teatro. Magari una cosa, no? Qualcosa che possiamo mettere all'interno. Giulio Scarpati con me. Bravissimo, bravissimo, perché se abbiamo potuto fare come abbiamo fatto una serata di servizio pubblico, l'abbiamo potuta fare grazie ad amici come Giulio Scarpati. Grazie ancora. Il pirotecnico preside Pierluigi Bartolomei, grazie, ma non finisce qui, ci vedremo ancora. Maria Rita Parsi, grazie. Daniele Grassucci, grazie. Da ingegnere aeronautico a uomo che non smette mai di stare vicino ai ragazzi, Michela Murgia, non la Murgia, ma Michela Murgia, grazie di essere stata con noi. Enrico. A proposito di genitori, alunni, maestri, sentite che cosa ci ha raccontato il presidente dei Vescovi Italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti. Ascoltiamo. La maestra Carla è stata per noi una mamma. È morta pochi anni fa perché era giovanissima. Quando l'andavo a trovare sembrava la maestra di Don Camillo. Che racconti cui parla il libro di Don Camillo e Peppone. Aveva sempre qualche cosa da dirmi e qualche cosa da insegnarmi, anche quando ero vescovo d'Arezzo, la mia maestra Carla di Marrati. Ora, la scuola, dobbiamo anche comprendere le difficoltà in cui si trova in questo totale cambiamento d'epoca. I ragazzi sono molto più fragili perché si sono indebolite le relazioni familiari. Si è impoverito anche il rapporto relazionale fra i ragazzi. Andavano tutti a giocare nel cortile, eccetera. Ora ognuno sta dietro il proprio computer. E poi anche quello che preoccupa è questa esplosione della violenza nelle scuole. I ragazzi spesso sono aggressivi nei confronti dei loro compagni, ma perfino dei professori, dei presidi. Sono sfide grandi da affrontare e purtroppo noi siamo un po' il fanalino di coda dell'Europa anche nella retribuzione degli insegnanti, e questo lo voglio dire con forza. Però chi va a insegnare, sia credente o non credente, deve avere la convinzione che adempie alla missione più importante della vita. Educare, direi, a che cosa? Alla cura dell'essere. Tu sei una persona, ma non sei un'isola. Tu sei un essere con. Quindi tu puoi realizzare, anche se sei piccolo, vanno abituati a questi ragazzi, che uno può realizzare se stesso soltanto nella misura in cui cammina con gli altri e si educa con gli altri ed è capace di vedere nell'altro un altro se stesso.
non perché lo dice Gesù nella parabola del buon samaritano, ma io in questo momento lo voglio dire in maniera laica. Allora io faccio i miei auguri alla scuola, in questa visione, in questa prospettiva di grande dignità, come una delle realtà fondamentali della vita. Ringraziamo il Cardinal Bassetti, tutti gli ospiti di questa serata. Possiamo e voglio ringraziare ovviamente con Enrico tutta la redazione di Fausto Della Cieca, che ci ha seguito, che ci ha aiutato e che ha messo in piedi con noi questa serata. Grazie, il nostro veramente. Direttore Vincenzo Morgante, perché insomma la serata è questa e volevamo che fosse così. Però Enrico... chiamiamo una sorpresa, forse, perché insomma l'abbiamo detto venerdì, dopodomani, 20 settembre, seconda serata a parte questa docuserie di Andrea La Salvatore. Maestri, loro saranno i protagonisti, ma protagonisti con loro saranno anche... Guardate un po'. È sempre serena, è sempre felice, ha sempre il sorriso in faccia, non cambia mai, è sempre così. Ed è un fatto che anche se si è tristi, ti riesce proprio a far diventare felice. Quindi è una cosa che non tutte le maestre possiedono, è un dono questo, che lei fa a noi e che lei ha. Secondo me è il terrore in persona, però poi alla fine secondo me è talmente brava che alle medie mi troverò benissimo. Perché il terrore? Perché entra in classe e ti dice subito interrogazione a sorpresa, magari dovete sapere tutte quante le formule, oppure se vai da lei ti ha il terrore che ti sgridi, che ti dica no, questa qua è la cosa più semplice, è ovvio. Ci sono giorni e giorni. No, ma se l'aria può essere il cane a tre teste di Harry Potter, però fa dei discorsi incoraggianti per le medie, anche se a volte dice perché sarà alle medie. Lei è brava perché ti sa spiegare bene e ti fa diventare la matematica, te la fa vivere come un gioco, secondo me. Mentre se tu studi la lezione normalmente, a volte ti puoi anche annoiare, mentre giocando non ti annoi, cioè impari e non ti annoi. Ha sempre un nasso nella manica di cose nuove da farci imparare. E quando passiamo un argomento all'altro, giochiamo, cioè studiamo ma giocando. A me piace la maestra Alberta perché è simpatica, gentile e ha dei modi per fare studiare molto carini. Lei a volte dice delle barzellette che fanno troppo ridere quando stiamo studiando. Mi piace la maestra Alberta perché inventa tante idee divertenti. Mi piacciono i modi di fare della maestra e ha una tattica di insegnamento, cioè quando insegna è molto brava, io capisco abbastanza quando parla. Il ricordo che ho della maestra Tina non lo scorderò mai. In un momento della mia vita avevo bisogno di un aiuto e la maestra Tina mi è stata accanto e si è cimentata, è diventata da maestra autoritaria. Tutte le maestre di solito sono tutte quelle, si fanno vedere che sono, diciamo, come posso dire, al comando un po' di tutta la classe. Ed è anche vero perché sono adulte, sono le maestre, hanno un ruolo. Però una maestra Tina diventa come noi, diventa come un'alunna, a volte chiede consigli. E questo è un fatto che a me piace perché è avere una persona accanto che ha più esperienza di te nella vita, che però poi non è solo come un suggerimento, è proprio come che si vive il momento che tu racconti. Non dite niente di brutto perché è entrata. Possiamo urlarli contro. C'è stato bisogno anche del fazzolettino. C'era bisogno. È riuscita la sorpresa? Sì. È riuscita? Assolutamente, perché quando i bambini sono stati intervistati io non ero lì presente. Ma quindi... nessuno di voi era presente, se no che sorpresa era? Assolutamente. Allora, grazie a tutti, Enrico. Eccoci qua. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che
Tra le altre cose, oggi è anche il 18 settembre, anche sì. Il calendario dei Santi ci aiuta perché sì. San Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti e degli esaminandi, quindi perfetto in questo nostro inizio di stagione. Perfetto, un bacio a Osimo e a Copertino. Allora, sapete cosa facciamo? Facciamo suonare la campanella. Vai, almeno possiamo uscire? Suona la campanella, possiamo andare, grazie a tutti. Giù le mani dalla mi scuola, raccomando. Soprattutto. Grazie, signori. Bravi. Grazie a voi. Grazie, Enrico. Bravo. Grazie, Paolo.